non sta a me convincere, anche perché fortunatamente già c'è Pjanic, che conosce benissimo, che ci ha parlato, e gli ha parlato benissimo di Roma. Spero che sia uno dei nuovi acquisti che farà la Roma, perché è un top player, un giocatore che è formidabile sotto porta, perciò ci potrebbe aiutare a fare meglio dello scorso anno sicuramente. Sì, partita con Real Madrid è sempre, non può essere un'amichevole, è sempre una partita di prestigio. È normale, non affrontando Casillas, mi dispiace tantissimo, che era anche lui, è stata una bandiera del de Real Madrid. Lo ringrazio tuttora perché l'ho conosciuto, è un grandissimo uomo, una grandissima persona. Però affrontiamo una delle squadre più forti del mondo. E per noi è solamente una cosa bella, una cosa positiva.